Ciao raga, benvenuti e bentornati sul mio canale. Allora, come avete sicuramente letto dal titolo, oggi facciamo un video haul di Primark. Allora, per chi non lo sapesse, sono stata in Germania una settimana, siamo stati dagli zii di Alfredo e niente, lì ci sono vari Primark, quindi in realtà io sono andata due volte, però solo una volta ho comprato solo due cosine perché avevo già speso un bel po'. E niente, visto che comunque sono arrivata da poco, sono tornata da poco, ho preso alcuni pensierini per le mie amiche e ho pensato di fare il video per farveli vedere prima di darglieli e quindi mi sto muovendo perché in realtà sto uscendo e ho detto faccio un attimo questo video all'improvviso e vediamo come va. Tanto è giusto per far vedere i miei acquisti. Io, per chi non lo sapesse, adoro Primark, quindi cioè quando entro da Primark io impazzisco. Quindi non lo so se anche per voi è lo stesso, ma io veramente, cioè, è talmente grande che io non so dove vedere, quindi vado da un lato, poi dall'altro, impazzisco. E Alfredo a un certo punto ho detto, senti, io non ce la faccio più, esco, ho detto, vabbè, ti capisco, hai ragione, andiamo. Però in realtà ho comprato alcune cosine, non tutte per me, ho fatto anche dei pensierini, anche perché stando con la valigia ero molto limitata nel peso, ho portato una valigia più grande, furba, però vi faccio vedere subito. Allora, la prima cosa che io adoro, questo secondo me è una delle cose pazzesche che ho trovato, è questo zainetto. Vedete quanto è bello? È bellissimo. È di Minnie. Io adoro tutte le cose della Disney, ma soprattutto di Minnie. Poi è leopardato. Vedete questo dettaglio dietro? Con la scritta, sta scritto Minnie Mouse. No, raga, è bellissimo, di tessuto e qui con la faccina di Minnie, con il fiocchetto leopardato. No, ditemi quanto è pazzesco. Tra l'altro, la cosa pazzesca è che l'ho comprato quando avevano messo i saldi. Questa è stata una delle uniche cose che ho comprato quando hanno messo i saldi, perché poi, furbissima, io ho comprato le cose il giorno prima. Vabbè, però comunque alla fine non fa niente. E questo l'ho pagato 14 euro, cioè costava 14 euro, ma io sapete quanto l'ho pagato? Indovinate? 7 euro. No, vabbè, quando sono andata alla cassa, quella mi ha detto 7 euro. No, vabbè, adoro, ti adoro, me l'ha detto in tedesco, però ho capito ugualmente perché ho visto l'occhio pure la sua parte. Poi un'altra cosina che ho preso, in realtà non è per me, ma l'ho regalata a mia sorella, quindi le cose che ho regalato non dirò i prezzi. Scusate se ogni tanto vedete la luce che si abbassa e si alza, ma sto nella mia stanzetta e all'inizio facevo i video nella mia stanzetta perché le altre stanze sono tutte occupate, ma ho la luce che non va bene. A mia sorella ho preso questa sciarpa. Lei voleva una sciarpa, mi aveva detto che voleva una sciarpa col rosso, che in realtà l'aveva vista di una sua amica, e ho visto questo, ho pensato che le potesse piacere, ed è questa, quadri rossa e nera, così, uno sciarpone molto semplice ma carino, e caldo. In realtà volevo anche io una sciarpa per me, però talmente le cose che mi sono messa a vedere che poi non ci ho più pensato. Poi ho preso questa pochettina. Aspetta, non la fa vedere. Eccola. Questa pochettina che regalerò ad una delle mie amiche, che è di Minnie. Faccio vedere. Così, dietro è così. Molto, molto carina. C'è un settore della Disney troppo bello. Poi c'è Harry Potter, diciamo, io non sono molto fissata per Harry Potter, però il settore Disney, quando lo vedo, impazzisco. Continuo con questa penna. No, vabbè, ma non ci sarà una cosa brutta tra le cose che vi farò vedere, almeno per me, però è quasi sicuramente così. Questa penna che è Minnie, Minnie Pompon, che in realtà non so cosa mi serve, però Minnie. E in abbinanza, vedete che ci ho preso? Tutti i quadernini, sono tre quadernini di Minnie. Tre notebook, anzi ve li apro veloce veloce, vi faccio vedere. In realtà sta per arrivare una mia amica, quindi sto fremendo, oddio, adoro. Allora c'è questo,
metti a fuoco, grazie. Ok, poi c'è questo, guardate, adoro, adoro semplicemente, e poi c'è questo, ovviamente in abbinanza con la penna, non so cosa scriverò, però sicuramente avrò qualcosa da scrivere. Poi ho preso un paio di guanti, in realtà già avevo comprato un paio di guanti prima di partire, perché sapevo che andavo incontro alle intemperie, ma c'erano dei saldi. Qui, che era il giorno prima ancora dei saldi, perché da Primark c'è sempre qualcosa un po' in sconto, e ho preso questi, tipo di camoscino, ma ho sta luce, odio, di camoscino, con la fibbia qui, e dentro in super lana, metti a fuoco, vedete? E no, adoro, cioè, raga, so che in questo video dirò sempre adoro, ma purtroppo da Primark non posso dire che adorare. Adoro, adoro, adoro. Non c'è il touch, però ne faremo a meno stavolta. Questi li ho pagati, vi dico perché è una cosa per me, da 10 euro a 5 euro. Poi un'altra cosina per me, sempre di Minnie, ragion per cui, è questa pochettina con la lettera J. Con Minnie e la lettera J. E non so cosa ci metterò, ma la userò per qualcosa sicuramente. Pochettine a go-go come se non ci fosse un domani. Una mia amica, questa che ha i capelli lisci, che si pettina e tutto, ho preso questa spazzola, adoro, l'avrei voluta anche per me, però in realtà non utilizzo queste spazzole io, ed è questa così col fiocchetto, spazzoliamo, e questa, sta scritto Minnie Mouse. Sempre ad un'altra mia amica invece ho preso questo, non lo apro perché io devo dare, è un portachiavi di Minnie. Vedete quanto è carino? No, vabbè, raga, impazzisco. Poi mi raccomando, fatemi sapere voi qual è il pezzo preferito. Io sto correndo. Un'altra cosa che ho preso, molto carina, diciamo che utile più che altro, sono questi calzini. Quando vado da Primark prendo sempre calzini e ho preso questi 5 paia di calzini, 3,50 euro, e sono questi con questa fantasia tipo leopardata, qua macchie, altre macchie, vabbè, comunque sono dei classici calzini, però un po' carini, 3,50 euro. Ditemi voi dove li trovate, io non lo so. Poi ho preso un maglione bellissimo, questo è del mio colore, vedete? Pazzesco, l'avrei messo stasera, però ho detto voglio fare prima il video e poi lo metterò. Secondo me in questo video non farò tagli perché sto andando proprio velocissima. Questo maglione color mattone, che è uno di quei colori che mi sta bene, se, non so se si riesce a capire il materiale, ma è di un tessuto morbidissimo, ve lo giuro, proprio di quei maglioni che non danno fastidio, non pelosi, cioè proprio morbidi. Adoro. Allora, questo l'ho preso in taglia XS. Dov'è il prezzo? Ah, eccolo. Allora, costava 20 euro. Io l'ho pagato 10 euro. E magari questo poi ve lo farò vedere sicuramente. Chi è? Sicuramente ve lo farò vedere in un altro video. Però indossato, perché lo metterò sicuramente subito dopo questo video. Mi sbrigo l'ultima cosa. Allora, come diciamo molte persone che mi conoscono, quelli più vicini a me, sanno che ho una passione per la vestaglia. Se mi seguite da un po' di tempo, anche voi sapete che io ho una vestaglia che, diciamo, è la mia fedelissima. Mia mamma non sa quando lavarmela perché ce l'ho sempre addosso e ne ha approfittato in questi giorni per lavarmela. Ed è una vestaglia che io ho già preso da Primark 2 o 3 anni fa. Da quel momento invidiatissima questa vestaglia, tutti la vogliono, tutti la amano, perché tra l'altro è molto molto calda. Ve la faccio vedere, sta qua, così per chi non lo sapesse è questa vestaglia. Faccio vedere giusto la fantasia col cappuccio, e questa già la presi da Primark, come vi ho detto, un po' di tempo fa, e questa è Luxury. L'ho presa in taglia S, oddio che smemorata, pensavo l'avessi presa in taglia M.
Vabbè, comunque diciamo, penso che l'avete vista perché nei miei video, se andate un po' indietro, ho questa vestaglia indosso e quindi come da rituale la dovevo prendere un'altra perché comunque sono ottime, la qualità è pazzesca, poi queste diciamo sono un po' più costose. Ve la faccio vedere. Quando mia mamma l'ha vista se ne è innamorata perché questa è molto più bella forse dell'altra. Cioè tipo sembra proprio una cosa per uscire, me la metterò anche per uscire, non lo so. Aspettate, faccio vedere. Allora, è questa in rosa. Faccio vedere il tessuto, metti a fuoco, grazie. Pelusciosa con il cappuccio così di lana. Dentro vedete com'è? Metti a fuoco. Allora, me la metto e vi faccio vedere. No, vabbè. Questa l'ho presa più grande, però io ero convinta fosse una M quella che avessi preso. No, raga. Sarà la mia vestaglia, questa dovrò alternare tra l'una e l'altra. Ma è caldissima, io ve le consiglio tantissimo queste vestaglie di Primark. In realtà vi consiglio Primark, se ce l'avete vicino e non ci siete mai andati, eresia, quindi correte subito, andate, perché sicuramente qualcosa lo troverete, ma non qualcosa, troverete tutto il mondo. Quando apri qui in campagna, ti prego. Allora, raga, ho fatto una cosa random per farvi vedere, giusto per farvi vedere gli acquisti, per consegnare i miei regalini, per indossare la mia vestaglia, altrimenti dopo non l'avrei rimessa nel video per farvela vedere, diciamo, poi in questo video haul. Quindi niente, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito, che mi chiamano. Un attimo. Lori? Va bene, ciao. E niente, allora dico, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito, mi raccomando. Io tra i miei pezzi preferiti c'ho la vestaglia, c'ho lo zaino, c'ho i guanti, c'ho Primark, quindi mi raccomando, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito, voglio saperlo qui nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettetemi un pollice in su, e anzi mettiamo un pollice in su per fare in modo che Primark si estenda al mondo intero. E quindi, a parte gli scherzi, veramente è ottimo, io l'adoro, la qualità dei vestiti purtroppo diciamo è enorme, purtroppo per fortuna è enorme, quindi io quando vado non riesco a vedere tutto, perché veramente la parte, una volta non so quanto ho speso, qualche 300-400 euro, perché poi non avendolo vicino, quando vado mi sembra una cosa folle non comprare, quindi niente, allora tolgo i prezzi a questi regalini, li metto in un sacchetto, li consegno alle mie amiche e noi ci vediamo al prossimo video. Se il video, raga, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, da me e il mio super zainetto e la mia vestaglia, un bacione, ciao, a presto!